Oh, giovani amici di Zoologo Time, ben ritrovati. Oggi appuntamento tutto al femminile perché in occasione della festa internazionale della donna ho fatto una live dove parlavo di alcuni grandi brand di moda fondati appunto da donne. Spero che possa essere interessante, possiate trovarlo interessante e niente, come sempre. Vi invito a commentare il video, condividerlo, bla bla bla. Io, Brian e Stewie qua, e tutte le mie cose nerd dall'altra parte, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo interessantissimo video. Ciao, buona visione! Questa è fallo tutto bene? Bene, bene. Pensavo vincessi un pupazzo, una roba del genere. E Ma vedi? 100.000, sai? E 100.000. Non lo so, bisogna sentire. Vabbè, sentiremo la regia, poi. Bisogna sentire i grandi capi di Interno 13 e capire se c'è un premio per i E 100.000 100.000. punti canale. Chi lo sa, Beh. chi lo sa, chi lo sa. A questo punto io direi che sarebbe anche più che meritato. Sì, no, io me lo meriterei sicuramente. Vuol dire che se i tirchi non li usi. Esatto, si sono un po' un miliardo. Però in questo periodo forse è meglio fare così, eh. È meglio mettere via, bravo. Così. È meglio fare la formichina, non la cicala o l'altro animale che Esatto, non mi ricordo cos'era. perché poi quei soldi ti serviranno per comprare il lievito al prossimo lockdown, che va via così. Sì. Quando io vado Diventi là e ricco. sventolo tutti i miei sleeper points, Diventi ricco. mi dicono via che c'è da dare il lievito. Non fai come durante la Grande Depressione del 29, dove una patata Esatto. costa 1 milione di punti canale. Costa un carrello di dollari. E tu sei, va di così. Vabbè, Esatto, vuoi fare il più ricco del cimitero? Mi fai le citazioni T88. no. Chi è T88? Non È la conosco. nostra intelligenza artificiale. Ma tipo Jarvis? Più stupido, ovviamente. Non sai chi è Jarvis. Jarvis? Jarvis non è quello di Yamaha? Chi è Jarvis? Ah, aspetta, ce l'ho. Star Wars. Regia, aiuto. Non è Star Wars, Jarvis. No. Allora, il Signore degli Anelli. Supereroi. Sì. Tony Stark. Bravo. Agli Avengers. Grazie, regia, per l'aiuto. Però gli Avengers erano i prossimi che avrei detto. Cioè, senza Sì. sapere. Chi è Jarvis? Cosa fa Jarvis? È l'intelligenza artificiale. Ah, ok. Beh, ma è una roba di Iron Man. Vabbè, Sì. lei l'ho visto, dai. È tipo il computer centrale Ho di capito, sti film. no, ecco che parla all'interno della tuta, diciamo, per esempio. Bravo, No, esatto. lei l'ha visto. Non mi ricordavo se si chiamasse Jarvis. Eh sì. E poi diventa visione, spoiler. Dai, go. L'amore in Iron Man, pronto, pronto tutti su. La crisi del 29, quanti ricordi? Come Rob, non dire così. Ma del 29. Si è evoluto in visione. Cosa? Si è digievoluto in visione, Cosa vuol Jarvis. dire? E poi diventa visione, diventa uno degli Avengers. Jarvis diventa visione? Eh sì. Bravo, Ah, visione è quella di WandaVision, vedi no? che piano Ok. piano. Io pensavo fosse il nuovo canale privato di Wanda Marchi. E poi ho scoperto che WandaVision sono due D'accordo? personaggi. Facciamo le. Vabbè, sempre di magia si tratta, eh. Esatto, magia. Solo che la magia di Wanda Marchi funziona. Far lievitare il loro conto in banca. Ti vende i sali, i sassi. Cosa siamo qui, Fello? Perché ci siamo un attimo. Per cosa siamo qui? Allora, siamo qui a parlare, visto che ieri è stata giornata mondiale, giornata internazionale, perché adesso non è più la giornata della donna, è la giornata internazionale della donna. Abbiamo colto la palla al balzo in questo caso. Per parlare di alcuni loghi, di un argomento che si va un pochettino più a ricollegare all'universo femminile, che è quello della moda, diciamo, cioè prettamente più femminile che maschile, no? Diciamo che non sapevi come giustificare il fatto che a sto giro hai scelto la moda. Allora hai detto, dai, prendiamo la giornata internazionale della donna. Facciamo
così magari facciamo tre d'union. Comunque ti rispetto, follo e apprezzo, no, però, il tentativo. Però avrei scelto avrei scelto altri tipi di case di moda, invece ho scelto case di moda solo fondate da donne. Quindi interessante. Aspetta che non mi piace la luce, metto una luce. Cambia luce. Metto una luce su di me, che me la merito. Fai tipo Barbara D'Urso, mettiti la luce sparaflesciata tutta addosso. E qui si chiama Ferrari, la tipa che si fa quella primo piano così, con la luce dentro negli occhi. Quella dello sport, quella che lavora la domenica sportiva. Sì. Claudio, va bene, Claudio. Ok, ce l'ho. Okay. Ma almeno sono illuminato in volto, se no è illuminato tutto tranne che me, e voglio dire, carino. Diceva, si parla di imprenditrici come Vanna Marchi. E no, quasi, comunque. Vanna Loghi. La Morenzi sono imprenditrice, fa moda e ha un logo. Ah, perfetto. Mandaci materiale che la facciamo analizzare. So. La serata però si chiama It's Logo Time, regia, non Logo Time. È ancora è una guerra intestina questa di Internotrici. È guerra dal primo giorno. Avevo capito che dovevi farci un pollicione, ma... È arrivato un pollicione. Non lo volevo, ho detto solo Tony Stark. Perfetto. Ok, siamo partiti. Ah, questa è Laura Biagiotti. Esatto, bravo. No. Io sono del team follow a questo giro. Andiamo avanti. Proseguiamo. Allora, non poniamo altro tempo in mezzo. Esatto. La nostra Laurona Biagiotti, che vabbè, purtroppo è scomparsa non troppi anni fa, tra l'altro. Sì. 2017, se non ricordo male. Mi ricordo che è mancata. Esatto, quindi comunque una figura sicuramente importante per quanto riguarda la moda italiana, perché comunque la Biagiotti è stata sicuramente importante. Logo, devo dire, semplice, perché sono alle fine le sue iniziali che vanno ad unirsi, cioè non sono lettere separate, ma sono un continuo, e la B potrebbe magari anche ricordare una R, in realtà. Però. Però vabbè, nel senso, pulito, semplice, ci sta bene. Il riquadro di quella, penso che sia una specie di richiamo a una piastrella. Anche io l'ho pensato. Mi dà quell'effetto lì. Vuoi che lei, se non mi ricordo male, è di Roma, era di Roma, infatti, e quindi boh, magari probabilmente è qualche tipo di piastrella che c'è a Roma e ha voluto un po' ricalcare questa cosa. E beh, poi il Wordmark, come si suol chiamare sotto, nome e cognome, Wordmark. Come dici tu, Paolo? Wordmark. Non avrei saputo dirlo meglio. Grazie. E vabbè, il nome e cognome, un font abbastanza easy peasy. 18. Sì, in realtà la cosa principale non è il font, anche se poi il nome intero di solito è quello più usato, magari sui vari pellami, queste cose qua. Esatto, però tipo sul bottone ci metti il simbolo, sulla clip della borsa ci metti il simbolo. Esatto. Non ci metti il nome, magari non me lo metti su nell'interno, come si chiama, nella cucitura interna. Non sono un esperto in materia, ma neanch'io, non so io, boh. No, certo, però sai che molte borse all'interno hanno tutta la fodera, potrei dire, ecco. Sì, la fodera con il simbolo, col nome ripetuto, sì, un po'. Sì, ecco. in stile Louis Vuitton, intendi? Per dire, no. Ok, tutta la foderatura magari col nome e il simbolo, tutte e due magari. Ecco. Sì. Sì, può essere. Sicuramente è un modo per farsi pubblicità, cioè per far vedere che quello è un tuo prodotto. Però comunque anche le altre case di moda non è che hanno sti font particolari, cioè sono tutti abbastanza semplici, puliti, cioè niente di
così eclatante. Certo. Ecco, però, allora, poi tra l'altro la Biagiotti iniziò la sua strada, no, nella moda nel 66, dove creò la sua prima collezione, leggo da Wikipedia perché ragazzi comunque certo. Un minimo di storia anche della moda va. Beh, è giusto contestualizzare quello che punto di vista grafico, artistico. Esatto. Importante. La collezione per Schubert. L'avrò detto bene? Io conosco un musicista che si chiama Schubert, è tedesco, magari è tedesco anche questo. Andiamo a vedere chi è questo Schubert. Ma è di Napoli. No. Ah, no. Emilio Schubert. No, questo me la racconta giusta. Vabbè, comunque. Poi nel 72 fonda la sua casa di moda, che presentò però a Firenze e non a Roma. Poi vabbè, si spostò, cioè Roma divenne, comunque essendo anche la sua città natale, divenne anche la sua sede e diede anche nome al suo profumo più famoso, che appunto è Roma di Laura Biagiotti. Così, giusto per gradire. Chiaro. Saluto Rosy, le ha dato già la benvenuta a Elfo insultandola, quindi perfetto. Vuoi proseguire col prossimo? Che dici? Sì, perfetto. Andiamo avanti. Regia, la prego, ci serve... Oh, questa la so. Questa è Ospedali Carlo Borromeo. Bravo. Vedi? Sai, No, è Carolina Herrera, questo qua. Ah, Carolina Herrera. Ha vinto anche... È la sorella di quello che ha vinto, di Elenio Herrera. Finito, no. Di sparare cazzate. Scusa, non lo faccio più. Allora, Carolina Herrera, anch'essa, vabbè, stilista, che ve lo dico a fa, venezuelana, però poi nazionalizzata statunitense. Sì, diciamo che comunque la tua idea iniziale non è che sia molto distante dalla mia la prima volta che ho visto il logo, che obiettivamente... Sì, di elicottero. Sì, perché comunque obiettivamente con un H ti viene un po' a ricordare sempre l'ospedale o sì. la base dell'elicottero dove deve atterrare. Ma... Sì, però cioè, se l'avesse messo di fianco alla CIA con uguali proporzioni magari non mi sarebbe venuto subito in mente. Invece mettendo l'H gigante con la C dentro. Certo. Perché dà più importanza al cognome, come spesso e volentieri viene fatto nella moda. I vari Prada, Givenchy, eccetera, tutti i cognomi non sono nomi. Quindi di conseguenza anche in questo caso l'H è volutamente più grande perché si dà più importanza al cognome appunto della stilista. Dice che sembra il logo della Svizzera, effettivamente, comunità elvetica, ci sta, ci sta assolutamente, elvetica, THC dicono anche. Elvetica comunque è grandissimo font, così è, se volete usarlo ogni tanto, esatto. Elvetica è un grandissimo font. Una piccolissima storia di Carolina Herrera, appunto fondatrice della sua casa di moda, tra l'altro è considerata comunque una delle case di moda, oltre vabbè alle solite varie che non sto neanche a citare, è considerata una abbastanza importante nel campo della moda. Infatti ha tre boutique che si trovano a New York, Los Angeles e Dallas, quindi tra le più grandi città degli Stati Uniti, anche Dallas non scherza comunque. Prima di dire un'idiozia ho verificato e mi ricordavo bene, Carolina Herrera è quella che ha fatto il profumo che si vende in una scatola, in un contenitore a forma di scarpa col tacco, giusto per dirla, è abbastanza celebre, è moderno, cioè nel senso ci sarà da 2 o 3 anni, che sì, sì, però. Sì. Poi comunque adesso ha come modella di riferimento Karlie Kloss, mi sembra che si pronunci, che è una top model ex Victoria's Secret, una bella diciamo
Tra l'altro, piccola chicca, Carolina Herrera ha disegnato il vestito da sposa che indossa Kristen Stewart in Twilight Breaking Dawn parte 1. Ah, ho capito. Salutiamo fra l'altro Kristen Stewart che ci segue. Ciao Kristen. Ciao Kristen. Scusa, volevo approfittare. Sabato niente, c'è la fine, c'è zona rossa, quindi no, non ci si vede sabato. Volevo solo chiuderla qua. Succede. C'è un rigore per il Porto. C'è un rigore per il Porto. Lo so. Vabbè, possiamo andare avanti. Io comunque questo logo lo trovo bello. Sì, era interessante. Questo... Oh, vabbè. E chi non lo conosce? Chi non lo conosce? Forse però non tutti sanno che in realtà la doppia C non sta per Coco Chanel. No, non lo so io. Non lo sapevo. Vedi, vedi. Allora, la doppia C in realtà, mi ero fatto un attimino un giretto su internet un paio di mesi fa perché avevo cercato appunto il significato del logo Chanel per il mio profilo di Instagram, perché ogni tanto appunto metto dei post dove, oltre ad analizzare cioè gli elementi, ti metto anche qualche chicca di storia qua e là. E appunto girovagando qua e là ho scoperto che in realtà le due C stanno per le iniziali di Coco Chanel e del marito, che di cognome faceva aspetta, perché adesso devo ritrovarlo, però iniziava sicuramente con la C, su questo ne sono sicuro al 100%. Ok. E Arthur Capel. Quindi, ok, quindi ha preso il cognome di entrambi. Sì, perché poi è stato il marito in realtà che l'ha convinta, l'ha spinta verso l'aprire la sua casa di moda. Lei ha deciso di omaggiarlo nel nome. Esatto, e in più nel simbolo, scusa. Oltre al fatto che ci siano comunque assegnato il Porto, oltre al fatto che ci siano le due C, no, incrociate tra di loro, Chanel, cioè Coco Chanel, prese spunto da dei motivi geometrici che si trovavano sulle vetrate di una cappella ad Aubazine, non so come si pronuncia in francese, però la trama ripresa per le due C lei l'aveva vista da un'altra parte, e poi quindi ha un doppio significato in realtà. Capito. Anche se tutti noi, cioè, vabbè, più o meno è di immaginario comune che Coco Chanel è quindi doppia C. No, signori, non è così. Mi spiace rompervi questi sogni, però. E poi, vabbè, bello il font, ma che è molto simile poi a, di conseguenza è molto simile alla doppia C che c'è sopra. Bello spesso, chiaro, conciso, il nome non c'è, c'è soltanto il cognome, perché così è diventato famoso. A posto. Tanta roba con Coco Chanel. Ma proseguiamo. Cos'è che era uno spruz di Chanel numero 5 e sta a posto per un mese. E poi lava per un mese. Andiamo avanti. Ce l'aveva il... Come se, ce l'avevo in casa, quello lì, era mia nonna. Però non l'ho mai usato. Non ricordo se fosse così esattamente, però. Più o meno. Va di regia. Qui entriamo in... La mitica Ferragni. Ho voluto un po' omaggiare casa nostra, no? Visto che comunque non è facile trovare, non è stato facile trovare case di moda fondate da donne, perché la maggior parte in realtà sono fondate da uomini, anche se hanno nomi da donne. E quindi varie Louis Vuitton, fondata da un uomo, Victoria's Secret, fondata da un uomo, Givenchy, fondata da un uomo, Gucci, fondata da un uomo, Prada, fondata da un uomo, perciò poi dopo un po' diventano poche, no? E niente, omaggiamo la nostra Ferri nazionale, logo, vabbè, molto semplice, che però sicuramente si distacca molto dal classico logo di moda, perché mai visto un occhio comunque stilizzato della fondatrice, tra l'altro, perché ovviamente è ispirato
agli occhi della, della Ferragni. Sì. E poi Font sotto, anche in questo caso come in quelli precedenti, un po' di singhiozzo in questi casi, anche in questo caso pulito, lineare, a differenza di quello di Chanel, essendo Chanel soltanto il cognome, in questo caso viene ristretta un po' la, la boldatura del, del font, quindi è più fine, più raffinato. Basta, però era, mi sembrava giusto omaggiare comunque una ragazza che più o meno alla mia età, qualche anno, anno in più, che però dal nulla è riuscita a crearsi la, la sua casa di moda parlando di moda, non facendo, parlando. Quindi vabbè, un personaggio, diciamo, chiacchieratissimo e celebre, più celebre di, probabilmente al momento più celebre di una, come si chiama, dell'Herrera, per esempio, per i giovani, dico. Sì, cioè, sì, sì, per i giovani. La generazione più giovane è più celebre la Ferragni che l'Herrera, non so che faccia abbia l'Herrera, per esempio, io. Sì, no, vabbè, ma a parte quello, poi comunque è decisamente più, più in vista la Ferragni, sì, esatto, rispetto. Insomma, vabbè, è il... È la nuova, è così, la nuova generazione, la, diciamo. Esatto. Proseguiamo? Vai. Prego, regia, tra quando poco, vuoi. Tra poco non è che... Sì, 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 ma vabbè, ma non abbiamo fretta. Al massimo chiediamo i 5 minuti, i 20 minuti accademici, l'anno, l'anno accademico. 20 minuti. Allora, allora, qua c'è scritto chiaramente... Come hai fatto a capirlo? C'è scritto... Allora, aspetta che ci provo. C'è scritto Jenny... Pucam. Sì, Pacam. Giusto. Con la numero qua, Pucam o Pacam? Pacam. P-A-C-K-H-A-M. C-K, ok. Sembra io C-K l'ho fatto U, invece è C-K. Sì, sì, beh, è un po' strano anche questo. Un po' sembra... Accepto. Molto okay. Elettrificato. C'è questa... Beh, a me sembra tipo un, come si chiama, una firma stilizzata, così diciamo, resa stilizzata, che non sarebbe neanche così strana come cosa nella moda. No, 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 infatti ce ne sono, allora, alcuni che hanno fatto, sì, 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 diciamo, della firma al brand, ecco. Assolutamente. Beh, chi è che c'è? Andiamo. Guarda, se non sbaglio, anche se stiamo nel mondo del, del moderno, Pirlo, se non sbaglio, la sua è fatta a AP10, è scritto Andrea Pirlo 10 con il suo autografo, mi sembra. Ah, del Piero, se mai. No, e, sì, scusa, che numero aveva lui? 21. 21. Sbagliato, scusi. AP21. Vabbè, succede, succede. Sì, è ovvio che non è il numero di Pirlo. Allora, Jenny Pacam, stilista inglese di Southampton, anche qua che pronuncia, che fonda la sua casa di moda nel 1988, quindi 30 anni fa, fondamentalmente, sì. 32. Certo. E lei è famosa principalmente per essere una delle più importanti e più famose nel, nell'ambito degli abiti da sposa, perché gli abiti da sposa sono proprio una roba comunque a parte. Ci sono anche in questo caso determinate influenze che sono più o meno importanti rispetto al classico marchio di moda famoso, che può essere, non so, Hermès, mi viene in mente, o Burberry. Quindi ci sono, certo, quelle che poi sono proprio focalizzate solo, solo sui vestiti da sposa, e lei è una, dovrebbe essere una di quelle, cioè, no, fa anche lingerie, porcellina, e comunque logo, devo dire, non mi dispiace, però mi ricorda quello che potrebbe essere un logo di una band, una band di rock and roll, di elettronica. Sì, anche, molto anche, English. Sì, sì. Molto in English. Beh, anche perché se fosse di un altro colore potrebbe essere un po' anche neon come estetica. Tra l'altro, sì, mi dico dalla chat, me la sono persa un attimo perché stavo,
stavo guardando i messaggi della nostra regia, che per esempio Luisa Spagnoli ha una firma. Ah, vedi. E questa non l'ho capita, però. Oltre alla... non l'ho capita. Oltre alla moda è famosa per aver creato i baci Perugina. Però non so di cosa si parla. Vabbè. Non so, perché sinceramente... Cioè... Starà parlando di Chanel, immagino. Può essere, non lo so. E niente. Va bene. Ciao Shiva, scusa, non ti ho neanche salutato. Buonasera. Buonasera a lei, Shiva. Qua ce l'ho visto un Jesse Pinkman di... Ah, beh. Pochetti, qualche lettera su cui in comune ce l'hanno e come, anche senza sforzarsi. Sì, ma è vero. Il tempo è tiranno, caro Follo, che come vedo ti stai divertendo. Proseguiamo. No, non ho bevuto il caffè, ho dovuto fare di fretta. No, no problema. L'Anvon, Paris. La Vena, la IE è muta. A me lo vuoi dire? No, non lo so chi. Guarda, è io il francese mai studiato. Allora, L'Anvon Paris. Non lo so dire. Paris. Grazie. Ah, vai proprio Paris. Allora, casa di moda fondata nel 1885, quindi un po' vecchiotta, che però c'è tuttora, quindi... Così me la devo zoomare che voglio vedere i dettagli. Buon per loro. Logo che è una rappresentazione, una raffigurazione della fondatrice assieme alla figlia. Quindi la fondatrice che si chiama Jenny Lavin, comunque è una donna, sicuro. Questo è, non so come si possa leggere, J-I come lunga, E-A, e N si ripete. E si ripete. che appunto aprì la sua boutique, la sua casa di moda a Parigi nel 1885. Soprattutto producendo abbigliamento per signore e per bambine, quindi comunque all'inizio della sua carriera, e anche il logo poi rimanda a questa cosa, lei era più incentrata appunto sulle madri e sulle figlie come abbigliamento femminile, come di alta moda. Quindi sono curioso, il logo è tipo la figlia che tira la mamma per andare a vedere un negozio, una roba così, non... No, è tipo sono loro due che tipo ballano, una roba del genere. Okay. Sì, no, quella visione che ho visto io era un po' troppo eccessiva, è un po' eccessiva. Però sì, potrebbe essere tutte e due in realtà. Io avevo letto che era una raffigurazione di loro due che ballavano, poi non so se effettivamente possa essere. Mi fido di quello che hai letto, ma ci sta assolutamente. Può essere anche la tua versione, perché effettivamente la bambina attira la madre, quindi magari può essere anche quella la versione. Chi lo sa? Ma sì, e poi, comunque, per ritornare un attimino alla storia della nostra Lanvin, la moda poi diventa super, iper, mega popolare in tutta Europa. Certo. E quindi lei inizia ad aprire boutique un po' in giro per tutta l'Europa, con boutique di diverse categorie, quindi non rimane più ferma su donne e bambini, poi apre quella di profumi, abbigliamento, biancheria intima, disegni di interni, di tutto e di più faceva Lanvin. E poi da casa passò poi alla figlia nel 46, e poi eccetera eccetera, storie comunque molto lunghe, molto molto lunghe. E l'ultima, l'ultima notizia è che nel 2018 la società è stata rilevata dal gruppo cinese Fosun, sarà Veneto, non è cinese, Fosun International, quindi adesso non è più tecnicamente francese, però da, giusto per dare qualche info in più. Bellissimo comunque il logo
con questo significato dietro. Prego, Orgia, possiamo andare avanti. Allora, siamo sempre in Italia, Patrizia Pepe, marchio che è, e che paragonato agli altri non è così, così importante, però anche in questo caso ha del suo. L'elemento lì sotto, questo coso, questa silhouette nera, se non ho letto male, se non ho capito male, dovrebbe essere una mosca o comunque un insetto, dovrebbe essere tipo regale, non lo so. Ma guarda, così a occhio per me è una peregina. Potrebbe essere anche una peregina, effettivamente. C'ha due ali, c'ha due paia di ali. Una peregina, diciamo così, una peregina. Una peregina, sì. Logo, Wordmark, al di sopra, che vede le due P, quindi le due iniziali di nome e cognome più grandi rispetto, leggermente più grandi rispetto al resto. Anche qua il font molto, molto basilare, sembra quasi un Futura, ovviamente non è un Futura. Vabbè, anche a me ha ricordato quello, il maiuscolo del Futura. Però come sempre pulito, non troppo dettagliato, come giusto che sia, perché poi ripetiamo che queste cose vengono poi applicate sui vestiti, e più una roba è complicata, più è difficile applicarla poi sulla pelle o per materiale sia. Diventa complicato, perciò scelgono sempre tutti di fare uno stemma identificativo, in questo caso la peregine di Patrizia Pepe, oppure la scritta, ma in caratteri semplici. Certo, certo. Comunque, scusami, mi si era bloccata, cioè, nel senso che non mi ero accorto che avevo tanta scroll automatica, e Ron ci segnala, che non lo sapevo assolutamente, che Luisa Spagnoli è la creatrice, penso dal punto di vista, diciamo, non so, estetico, più che, del Banshee Perugina. Non lo sapevo. Esatto. Bello, bello. E Dario nota che effettivamente la Patrizia Pepe ci sta dentro Ape, però vabbè, magari è una forzatura, non lo so. Apepe. È romano. Ape. Apepe. Ape. Ah, lei è fiorentina, quindi Firenze. Ah, è di Firenze. Patrizia Pepe. Patrizia Pepe di Firenze. Vabbè. Vai, regia. Allora, si prosegue la prossima. Si prosegue, via. Dovrebbe essere l'ultimo questo. Ma io non riesco a fare il fiorentino, a me viene il senese perché ho dei parenti senesi. E allora viene a parlare come loro. Ma che ci andiamo a raccontare? Che vogliamo dirci che Cristo è morto dal freddo? Ovvia. Su, via. Allora, ultimo della carrellata di oggi, quello di Stella McCartney. Figlia di Paul McCartney, ovviamente. Perché ve lo dico a fare, cioè anch'io che ve le spiego. Logo, sicuramente anche in questo caso un po' strano, perché tutte le lettere sono formate da cerchi, quindi che vanno un pochettino a ricordare quello che può essere una stella vista da lontano, mettiamola così. E un'altra caratteristica, anzi ci sono altre due caratteristiche. Ovviamente la C di McCartney, che è più piccola, e vabbè, qua è così, perciò, però stacca molto, e il fatto che le due A siano, è come se fosse una A tagliata a metà. Ha preso una A intera, l'hanno tagliata a metà, hanno detto che è un pezzo di qua, un pezzo di là. Come se fosse una A sola da mettere assieme, ecco. Esatto, esatto. Aspetta, ti lascio un attimo la cam che vado a mettere la macchina in carica. Comunque sono qua, t'ascolto. E che cazzo stai dicendo? Dove è finito Danny? Se n'è andato. Ho detto che t'ascolto, vai avanti, no? Ho capito, ma che cosa devi mettere in carica? La cosa devi mettere in carica? Che macchina devi mettere in carica? C'è la macchina elettrica? Sì, perché la Yaris ibrida, no? E la parcheggio in salotto. Beato te. Comunque, Stella McCartney, stilista inglese, ovviamente,
figlia di Paul e Linda McCartney, che è stata la prima moglie. Lei inizia a studiare moda da quando ha 12 anni e poi, vabbè, studia ovviamente nei migliori college del possibile e immaginabile, perché, certo, perché è la figlia di uno dei Beatles e quindi che ci vuoi fa. E tra l'altro, se non ricordo male, aspetta, vabbè, dicelo, nel, poi... nel 2006, no, lei ha sempre fatto collezioni femminili, però nel 2016 lancia la sua prima collezione di abbigliamento maschile, quindi poi è diventato un po' un tutt'uno, no? Con la moda intera, perché tante volte si rimane soltanto in un angolino. Io faccio moda femminile, faccio quella, invece poi lei si è anche giustamente ampliata con la scelta. Non parliamo della vita privata, perché poi qua diventiamo, andiamo nel gossip. Non facciamo gossip qua, dai, per ora. Per ora. No. Per ora. E basta, siamo, abbiamo finito, dovrebbero essere finiti. Ripeto, non è stato facile trovarne di abbastanza importanti, perché tanti, tanti loghi e tante case di moda sono state fondate da uomini, e quindi io cosa ci posso fare? E cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Se i papaveri sono alti, alti, alti. Jackie, cos'è, un libro? Questo, allora, perché tu ci ha preso, non riesci a leggere sempre lì. Abbiamo pensato di mettere il logo di una nostra follower, che è la Murensis, è appunto una fondatrice di un'attività, è un'imprenditrice e ha un logo di tutto rispetto, secondo me è anche figo. Poi tu sei, guarda, sentiti libero di trattarla come una qualsiasi e di giudicare il logo come un esperto del settore, così che anche lei, se ci sta ascoltando adesso, era in chat fino a poco fa, può sentire l'opinione di una persona che se ne occupa. Tu cosa ne pensi? A me non dispiace affatto, anzi mi piace, è molto fresh. Sì, ma cos'è, Libri? Sì, allora, non sono, se vuole scrivercela in chat mi fa piacere, però dovrebbe essere, sì, abbiamo messo noi il link alla Murensis, non preoccuparti, perché tu purtroppo non puoi condividerlo, esatto, non possiamo condividerlo in chat, farlo condividere in chat agli utenti. Comunque, lei crea gioielli con i libri, cioè proprio il libro diventa fisicamente, meccanicamente, non so come dire, il gioiello da indossare. Ok. Il riferimento al libro è più che evidente. Il riferimento al gioiello, per esempio, mi sembra che non ci sia qua, io non lo vedo. Tu che dici? Sì, anche io faccio fatica a vedere. Guarda, si potrebbe ricollegare alla J, che magari può richiamare un orecchino, però effettivamente un vero e proprio richiamo verso il fatto che vengono fatti gioielli poi dal libro, effettivamente io non ne trovo così. Però il logo comunque è carino, cioè ci sta. A me piace. A me piace, bello. Sì, però, molto, ripeto, molto fresh, mi dai un'azienda nuova. Azienda, sì. Vista così, immaginata come, non so, una libreria, dico per dire, no? Una libreria di quelle magari, che ne so, che usano la carta riciclata per stampare, cioè una cosa più a sfondo mitico. Però è sbagliata. Sia mia che tua, un'idea sbagliata a solo la vista. Perché anche io ma così. La stessa cosa. Ma che comunque è ripresa, nel senso che c'è l'idea del riutilizzo. Quell'idea lì è passata, non so come, forse lo stile di scrittura, che magari riprende qualche font di qualche attività che se ne occupa, però il riutilizzo, quando ho visto, ho pensato a magari una libreria non classica, le librerie che vendono solo libri di un certo tipo, che magari utilizzano alla LifeGate, no? Materiali di riutilizzo, di riciclo, di riuso. Alla fine un po' c'è, e quindi qualcosa... Il gioiello è prodotto principale.
ma anche piccoli oggetti a collezione. Benissimo. Benissimo. Vabbè, ci fa piacere, beh, nel nostro piccolo averlo raccontato. E assolutamente. Dario, che li conosce, anche Rob, ci dicono che insomma è tanta roba. Ci piacerebbe vederli. Adesso, anzi, io me li guardo perché tanto la mia è finita, quindi mi guardo un po'. Sì, sì,